Benvenuti in Groenlandia. Alla vostra destra fra poco potrete vedere dei pinguini. Alla vostra sinistra invece potrete vedere delle foche che giocano con simpatici orsacchiotti. Buona visione! Raga, io non so se avete capito dove siamo, ma stiamo salendo al foro di Sleipnes. È qualcosa di epico, la strada veramente incredibile. Abbiamo fatto una ripresa col drone, adesso stiamo facendo delle foto perché non lo so, poi c'è solo Bigoz, è veramente il re delle nevi Bigoz quest'oggi. Incredibile, pazzesca! Guardate che meraviglia, tutta questa strada fila giù tutta per noi. Adesso Veronichita ha guidato un pezzo, ho fatto delle foto, ora la raggiungo di corsa e poi alzo di nuovo il drone. Che figata, che figata! Questa è la strada più figa che abbiamo fatto. Tutto il viaggio, guarda che roba. La Groenlandia ci porta luce epica, sole, luna piena, strada incredibile. Bigoz, il re delle nevi. L'hai visto? Porca vacca, sei andato a mezzo centimetro dal palo. Fuori di piedi. E intanto il frigo è completamente aperto, ragazzi. Allora, la situazione è questa. Frigo completamente aperto, stranamente non è uscito niente. Legna qua sempre presente e Stefanino è contento che non è andato a schiantarsi col drone. E siamo alla terza batteria del drone. Sì, subito, batteria, dammi qua subito. Dove hai messo? Tu lanci le cose, ma io non capisco. Che posto, ragazzi, mio Dio. No. La caramellina si sta sempre. Ma non vuoi. Thank you.
sensazionale! Incredibile. Veramente sembra di essere in Groenlandia, ma poi la luce è fighissima, da un'ora a questa parte non finisce più, è incredibile. La neve è rosa. La neve è rosa, ci sono gli orsi polari, le foche. Guardate, guardate che meraviglia, che meraviglia. E in tutto questo Veronichito sta guidando da paura. C'è anche la luna piena lassù. Ah. Io non dico niente, ma se succede, non succede, perché non succede. Perché ma non se succede? Succede che stasera c'è l'aurora qua. Tanti saluti e baci. Pazzesco. Guarda quanto è rosa, guarda! Madonna! Però stasera la luna illumina tanto, eh? Sì, vabbè, ma chi se ne frega? Che esca solo la Dama Verde. Ciao. Ciao. Pensa quanto sarà luminosa stasera con la neve e la luna che le illumina la neve. Ciao. Delle nevi! Bigos by Groenlandia! Che meraviglia! Wow! Questo posto è enchanted! Altro che enchanted questo posto! Meraviglia! Meraviglia assoluta! E secondo me d'inverno ha tutta un'altra magia rispetto che d'estate o più che altro che questo qua, cioè noi stiamo andando verso il capo nord, meno turistico se vogliamo, perché stiamo andando verso il faro di Sleipnes. Te lo ricordi esso? No? Puoi dirmi se non lo ricordo. Non c'è zecchi, manco uno di paesi, paesini, cose. No, no, questo me lo ricordo benissimo. Stasera voglio fare una foto con il faro di Sleipnes e l'aurora dietro. È un po' che la sogno. La luna, non so, che illumini da dietro la luna, che illumini un po' il faro. Ma quindi non è la protagonista? No, però gioca un ruolo fondamentale nello scatto, secondo me. Quindi stasera non si balla sul tetto di Bigot? No. Ma una renna? Me la fate vedere? Qua? Più che altro quello che dici prima, cosa cavolo mangiano le renne qua? I paletti rossi, saranno commestibili come le caramelle. Sono le 16.42 e noi... dice che siano ancora le 17. Perché è ancora impostato, cioè lui è già avanti di un'ora, è impostato ancora a Finlandia. Però dicevo che sono le 5.20 e non abbiamo ancora mangiato pranzo. Tutto questo per dirvi quanto ci stiamo godendo questa vacanza. Viviamo no. D'amore, di meraviglia, di neve, di possibilità. Oggi assolutamente sì, di meraviglia e d'amore. Però secondo me due taralli potresti prendere. Sensazionale. Sensazionale. Finite le parole, finiti gli aggettivi per descrivere questo posto. Vero o no? Finiti.
male. No. Io sto scivolando duro, guardiamo se c'è l'acqua. Vai, vai. Non sto scherzando, ci vado proprio indietro, non riesco. Ma sì, stai là dietro, così riesco a vederti bene. Veronica, non riesco ad andare avanti. Lo scemo, poi lo scemo cade. Mettiti i ramponi. No, niente acqua. Ma è impossibile. Ma non è vero. Prova a guardare se ci sono altri rubinetti, no? Fai il giro. Ma porca, ho fatto un sacco affidamento su quest'area qua, amore. Fai il giro, amore. Amore, non riesco a stare in piedi, guarda. Certo, perché ti metti le scarpette da ma scoglio. Ma sono quelli che anche tu hai piedi. Non è vero niente. Pinguino style. Ok ragazzi, quanto è quotato che cade? Partono ora le scommesse. Ok, non torna, è caduto. Che scasso. Oggi sto mettendo tantissimo a fare il giro o è caduto? Allora, eccolo lì. Non è tanta scena, guarda come leggiadro adesso. Allora, Super Fortnite c'è scritto che è aperto tutto l'anno, in realtà non credeteci, un'altra cazzata di Par Fortnite perché è chiusa d'inverno. Ma porca. Siamo nel culo, vero Nikita? No, andiamo culo. A chiedere al tipo della Coop. Guarda là, c'è un amico. Andiamo. Laggiù c'è un tizio, io chiederei a quello là, sta caricando andiamo. Le motosiglie su Pullman. Ma guarda che non è facile, si scivola un botto. Chiedi un po'. Alla fine la perseveranza premia sempre, abbiamo trovato l'acqua ragazzi, siamo venuti in una specie di campeggio che però è sempre chiuso, ci chiude dopo le 4:30 la reception, abbiamo trovato l'acquetta fuori e l'abbiamo fatta, ovviamente ne abbiamo approfittato, vi faccio vedere dove siamo, se non mi ammazzo prima. Tra l'altro questo deve essere un campeggio veramente super mega figo perché guardate a parte la vista che ha da questa parte, ma poi c'è la tinozza qua, guardate che roba meravigliosa, vista pazzesca. E questa è una camera, cioè dentro